Ah, è d'accordo anche lei, Viola, sul fatto che, Garofalo, che il decreto sicurezza in realtà è una risposta, perché così siamo tutti d'accordo. Romeo, lei se ne può anche andare adesso un attimo seduto dall'altra parte, prenda gli applausi. Voi grazie. Della Lega avete fatto tutto bene, non discutiamo. Grazie a tutti, è stato bello. Perfetto, grazie per l'invito. Senza polemica, no, prego. Ma veramente bisogna essere boccaloni per credere a una cosa del genere, perché il decreto sicurezza si basa su dei principi che sono assolutamente inapplicabili. Faccio un esempio su tutti, la fandonia dei rimpatri che ci stanno propinando senza alcun accordo con i paesi d'origine. Chi dice facciamo i rimpatri ma poi non prende nessun provvedimento dice una cosa ideologica, perché i rimpatri è possibile farli se ci sono gli accordi con i paesi di origine. Certamente. Le faccio l'esempio di un'altra cosa assolutamente fantascientifica che c'è in questo decreto. Si parla del rimpatrio immediato per le persone che vengono da paesi sicuri, quindi da quei paesi dove non c'è la guerra, eccetera, eccetera. Ma siccome siamo tutte persone intelligenti e sappiamo che la protezione umanitaria è prevista anche per i singoli laddove sono perseguitati, mettiamo, se io sono un esponente politico, se sono omosessuale in un paese in cui l'omosessualità è considerata un crimine, questa è un'altra cosa. Quindi il rimpatrio nei paesi cosiddetti sicuri, che quindi non prevede la casistica individuale, è un'altra cosa alla quale si può soltanto abboccare. O se si è, mi scusino quelli che non sono d'accordo, ma io la vedo così, in assoluta cattiva fede, o se si è veramente molto molto chiarissimo. Ingenui, all'ingenuità credo fino a un certo punto. Mi permetta di aggiungere soltanto questo, se posso, un criminale il problema della delinquenza, guarda, sono in collegamento, quindi è inutile che lei mi parla sopra, tra l'altro come psichiatra il termine deviante avrei molto da dire, che ma sia su un criminale, poi possiamo lo rispedisco il suo pedese a il calci nel culo, è che la qualunque sia la sua condizione, sia omosessuale o meno. Propaganda sì, perché poi non se ha modo un paese di civile, c'è la regia di perché se un criminale non ha modo di farlo se non ha un accordo con questo paese, quindi sta dicendo l'ennesima cosa assolutamente propagandistica e ideologica. Volevo arrivare a dire, se è possibile, che purtroppo a delinquere non sono le cosiddette razze, uso questo termine perché nel contesto mi sembra appropriato anche se normalmente non lo userei, a delinquere sono le persone che vivono in condizioni di disagio, in condizioni di povertà, quindi l'unica sicurezza possibile se vogliamo fare un decreto è un decreto che levi le persone da condizioni di disagio e di povertà, perché se io vivo in un posto dove c'è una criminalità diffusa come Castelvolturno, mi dispiace, non c'è ma questa possibile. Criminalità però l'hanno fatta agli italiani, perché se la Campania è una terra degenerata, certo non è per la mafia italiana.